Vorteggi de festuglia o dulci bada, e strillera che strallero sul fizio, la musica ci zunfrega e ci sdrana, con trodigi e buriaci e dubizi. Lo sai che gli occhi gneschi e tutti diosi, son come abissi velvoli e maligni. Sai che nei blu agnoli miriosi tracagero con lefane deligi, a strillera che strallero, strillera che strallero, parole lampigiare d'umbralie, ascolto lucifuso nell'azzurro, voragine di lampa di bugie. A strillera che strallero murmurra, parole lampigiare d'umbralie, t'ascolto lucifuso nell'azzurra, voragine di un'alba di bugie. Un gioco di ruolo innanzitutto. Allora, no, Yu-Gi-Oh! È un gioco intanto da tavolo, in quanto in questo gioco di carte predomina l'abilità del giocatore, l'astuzia e anche la scaltrezza nell'esporre i propri metodi di gioco. È altamente educativo perché migliora l'autostima del giocatore e allo stesso tempo riesce a spronarti per migliorare il tuo deck, cioè il mazzo in italiano. Per quanto riguarda la partecipazione al gioco, questo torneo si compone di tornei mondiali, nazionali, YCS che stanno per Yu-Gi-Oh! Championship Tournament, Faraon Tour e tanti altri tornei nazionali e internazionali a livello anche europeo. Per quanto riguarda il gioco, sì, ci sono diverse phase o fasi, tipo la main phase 1, la battle phase che è la fase di attacco, la main phase 2 che è la fase di solito in cui si pensa insieme alla main phase 1,
l'end phase, che è la fase di fine per ogni giocatore, la start phase, che ovviamente è quella in cui si inizia, in cui possono essere attivate da questa fase in poi anche delle catene, e poi c'è la standby, che permette di attivare particolari effetti di carte.